Bene, benvenuti a tutte. Non so fare lo spelling degli asterischi. Questo è il nostro talk, Sexless and Inhuman, che vabbè, è un titolo di una traccia che uscirà per uno dei nostri artisti. Io mi chiamo Federico, ma in arte Serena Butler. Lei è Irene, In arte Gwen Terrale. un'artista che uscirà per la mia nostra label che si chiama Bennett Lalax. Magari dopo vi diamo qualche adesivo che abbiamo dietro. Una label che tratta principalmente di temi come gender fluidity, etica della clonazione e altri argomenti costellati. Ho pensato di fare questo talk anche grazie all'offerta di Linda per riflettere su alcune mancanze che la nostra non scena italiana, sto parlando di musica, principalmente musica elettronica, ha verso questi temi. Temi come l'inclusione. Principalmente l'inclusione dentro a club o comunque strutture come festival, che in realtà manca tantissimo. Questo talk sarà seguito da un documentario girato da Mickey Blanco, che qualcuno di voi forse conoscerà, ma è un artista americano, newyorkese, un performer piuttosto famoso nella scena queer, che ha girato in Sudafrica, che è una delle nazioni che, a mio personale parere, sta rompendo le barriere in modo più potente creativamente parlando su questi argomenti. Perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo comunque una nazione europea prevalentemente bianca, molto ben privilegiata e possiamo tranquillamente discorrere e fare nostri questi argomenti senza alcuna possibile ritorsione da parte della società o dal governo, perché ormai sono argomenti sdoganati, cosa non proprio simile a una situazione sudafricana che ha avuto anche un apartheid in mezzo, cosetta così piccolina, e che solo adesso sta cominciando a emergere tutta quella creatività che per dei decenni è rimasta incubata a un livello sottocutaneo, sempre a livello musicale e anche di danza o comunque di arti performative. Perché una cosa che volevo sottolineare è che noi comunque siamo musicisti e trattiamo, comunque incuneiamo queste argomentazioni sotto il profilo della musica. Io non posso parlare per altri campi di quest'attivismo, perché non ho le basi, non sto a straparlare. Per la musica invece vedo e noto, andando in tour in Europa, sono stato in Sud America, vedo tante mancanze e le vedo più che altro in nazioni dove dovrebbero essere la base principale per un sistema di coabitazione tra esseri umani, anche solo in un piccolo club dove si suona, mentre invece vedo tante cose sbagliate. E noi tentiamo di sensibilizzare sull'argomento per quanto ci è possibile, perché vorremmo che in Italia si incominciasse a ragionare anche in termini di musica elettronica su una base di inclusione di qualunque persona, non solo di artisti donne, trans, ma anche per tutte quelle persone che hanno disabilità o diverse abilità, che non trovano barriere architettoniche, che non sono le benvenute nei festival, e non ho bisogno neanche di fare dei nomi, ma un festival nel nord-ovest piuttosto famoso è altrettanto famoso per certe storiucce di non poter accogliere i disabili perché non hanno gli spazi. Invece lo spazio è gigantesco, ma loro non ci possono andare. Boh, comunque, questi sono i macro argomenti. E poi un altro argomento che ci tengo magari ad avere anche dei feedback, soprattutto da persone che non sono addentro alla scena del clubbing europeo, è questa diatriba qui. Tanti festival adesso cominciano a uniformarsi a un certo tipo di hype sulla questione queerness, cioè faccio un festival solo di performer donne o comunque trans, ma non lo faccio perché magari ho vocazione a portare alla luce delle realtà nuove, emergenti e davvero interessanti, ma perché in questo momento c'è un hype molto forte sull'argomento e tanti ci si stanno buttando a pesce. Per cui certe realtà come Discwoman è la più famosa e ormai credo che tutti abbiano sentito nominare questo collettivo newyorkese da qualche parte, è un po' sulla bocca di tutti e anche le loro politiche di giustamente valorizzazione di artisti principalmente femminili o queer. Ma in realtà questi collettivi, queste realtà stanno portando un contributo positivo alla nostra causa? O tutto questo hype che sta montando in una maniera esagerata, sfociando in molti casi anche a certe cacce alle streghe, nessuno può dire più niente
su nessun argomento senza che arrivi qualche paladino, paladina, paladin a smassare e arrogarsi dei diritti. No, tu non puoi dire queste cose perché io sono dentro da più di te. Comunque, c'è tanta intolleranza in un argomento dove invece la tolleranza dovrebbe essere la base di discussione. Quindi questi festival, io sto pensando al Mookfest di quest'anno che si tiene nel New Jersey, ha avuto una line-up esclusivamente femme trans. Io aggiungo forse la line-up di più alto livello che il Mookfest si sia mai potuto permettere da quando è stato fondato. Ma ci sono state moltissime querelle, perché giustamente non puoi avere una line-up solo di donne dichiarandolo. Perché stai facendo razzismo al contrario, stai facendo sessismo al contrario, quando invece le edizioni precedenti erano principalmente male centered, ma nessuno si è mai sognato di dire qualcosa, perché in fondo è giusto così, come ha detto uno degli organizzatori. Quindi la mia domanda è: questi eventi, come li vedete, come li vediamo? Degli eventi noi contro di voi, cioè un ghetto, come diceva Clara Lewis, di artiste donne che si chiudono in una corazza e fanno il loro festival per il loro pubblico, oppure dobbiamo spingere queste realtà qui in una sorta di positive discrimination, come è un hashtag che va abbastanza forte ultimamente, per dare risalto a certe realtà musicali che altrimenti non potrebbero mai risalire la china o comunque avere quella visibilità che hanno grazie a queste scelte, scelte coraggiose o azzardate, come possiamo vederla a seconda delle nostre opinioni. Io vi dico già la mia. Per me questa è la normalità. Quello che io cerco di trasmettervi oggi sembra che dobbiamo puntualizzarlo tutte le volte, ma per me è la normalità che un festival decida di fare performer tutte donne, tutte è la scelta del festival, è la normalità perché la musica trattata è di altissimo livello. Ed è questo quello su cui dovremmo focalizzarci, esclusivamente sulla matrice musicale. Ci sarebbe stato anche altissimo livello in una matrice solo maschile, ma secondo me in questo caso è utile perché tante di queste performance sono sconosciute e grazie al Mookfest avranno la possibilità di portare la loro arte a un livello più alto, un livello che altrimenti non riuscirebbero a raggiungere se dovessero risalire la china da sole, attraverso una serie di discriminazioni che un performer maschio non ha. Io, per esempio, sono un uomo, almeno come potete vedere, però ho un moniker femminile e suono da un anno, ho cominciato a girare un po' grazie alla generosità di qualcuno che crede in quello che faccio. E non potete avere idea di quante discriminazioni ho a prima che mi si veda poi quando salgo su un palco, c'è tanta gente che mi dice: ma come? Io mi aspettavo una donna. Serena Butler, cioè, ma tu chi sei? Ho avuto anche delle occasioni tipo suonato in Olanda di gente che era diventata un po' aggressiva, no? Vattene, chi sei? Ma noi aspettavamo una donna e le battute ormai sono diventate una cosa normale. Ma io l'ho fatto principalmente anche per poter vedere da dentro cosa sono queste discriminazioni, perché tanto spesso noi leggiamo articoli, vediamo cose, ma gli diamo l'importanza così, sì, vabbè, succede, ormai ti devi fare una ragione. Io la ragione non me la sono fatta. E visto che comunque penso che tutti gli esseri umani, tutte le persone abbiano in uguale proporzione la stessa componente, sia maschile sia femminile, a livello spirituale, a livello di anima proprio, ho voluto fare questa avventura, comunque questa scelta di vita. E io che sono un uomo e la provo, diciamo così, proprio una scalfitura leggera, non mi immagino cosa possa invece provare una performer donna che deve fare affidamento solo sulla sua arte per emergere, quando invece 99 volte su 100 è sempre per altri motivi per cui una performer donna trans è ancora peggio, poi ne parleremo. Cioè, deve riuscire a emergere, l'ha sempre fatto per vie terze, perché magari è bella, perché magari ha corrotto sessualmente qualche organizzatori di festival e purtroppo queste cose si sprecano all'infinito. Si potrebbe dire freghiamocene. Fidatevi, non è la strada giusta. Ignorare queste cose purtroppo serve soltanto a dargli
dargli più risalto, perché non c'è mai nessuno che vuole affrontare di petto queste persone e cercare di portare la discussione verso un livello più alto. Prima parlavamo un attimo, prima del talk, sul fatto che almeno a mio avviso la questione della queerness sia un passo dell'umanità, cioè è un fattore evolutivo, a mio personale parere. Un po' come la rivoluzione dell'internet e del digitale, cioè sono passi che l'umanità sta facendo, ma non può esimersi dal fare e non si possono comunque né fermare né controllare. Queste cose accadono, accadranno e arriveremo a un punto in cui ci sarà un bilanciamento, una balance, parlo sempre nella musica, totale. Io sono molto molto ottimista sull'argomento. Naturalmente non lo vedremo, credo, in questo secolo, spero nel prossimo. Però nel nostro piccolo, almeno con la mia label, io cerco di valorizzare delle esperienze creative di performer, altrimenti che farebbero fatica. Ma tutti noi dobbiamo sforzarci di essere più comprensivi, non tolleranti, perché tolleranti sembra quasi che dobbiamo dare il nostro avallo, proprio comprensivi verso delle situazioni che stanno mutando molto velocemente. L'Italia muta molto lentamente, purtroppo, ha ancora delle policy nei club davvero terribili. Io sono di Ravenna, però frequento Bologna, sono stato a una festa l'ultimo sabato, vabbè, non c'è bisogno di dire il nome, una festa techno piuttosto famosa, e ci sono stati dei casi di molestie dentro la festa. Non visti, perché altrimenti in qualche modo non sarei certo stato a guardare, però dopo ci sono state delle testimonianze e questi posti non hanno nessuna policy contro le molestie. Zero. Chiunque può entrare, fare una cosa e al massimo prendersi una sgridata dal buttafuoco. Questo è il livello che abbiamo noi, anche a feste comunque di un certo livello, che hanno del budget, chiamano dei guest internazionali. Non ce l'hanno. Quindi noi facciamo questi talk per cercare di forzare queste realtà, e lo dico anche proprio con la forza, a prendere una posizione. Se siete contro queste policy di inclusione, non c'è problema, lo dite subito, fate i vostri ghetti e noi evitiamo di disturbarvi. Ma se volete essere comunque nel tessuto elettronico europeo, che è uno solo, mi basta pensare solo ai club della Germania, che sono molto più avanti di noi sotto questo profilo, che per le scene omosessuali e queer sono perfettamente integrati, perché la dance è nata dai queer, è nata dagli omosessuali, la disco, l'house, cioè non possiamo trattare gli argomenti separatamente, sono un unicum e mi fa davvero ridere che invece l'Italia li tratti sempre separatamente. Il divertimento è una cosa per alcuni, mentre queste persone che invece sono il fulcro da cui è nata la nostra scena, invece sono degli indesiderati, o comunque sono desiderati finché sono delle, come dire, manifestazioni circensche, persone un po' evanescenti, un po' appariscenti, ma così allora vanno bene perché fanno, come dire, contorno. Ma in realtà la faccenda è un po' più complicata. E per questo ho piacere dopo di mostrarvi questo documentario che vi fa vedere una realtà molto lontana da noi, almeno geograficamente, ma che noi pensiamo sia così lontana anche in termini di evoluzione creativa, di diritti. Invece il Sudafrica sta avanzando velocissimamente, o anche la Colombia, un altro paese che io sono stato a suonare, mi sto accorgendo di che razza di velocità abbia nell'inglobare diritti e possibilità per tanti performer e per chi va a godere comunque della serata, perché anche solo chi vuole andare a ballare semplicemente senza essere molestato in qualche modo non deve neanche pensare di poter avere il diritto di farci, deve essere una cosa scontata. Noi dobbiamo mirare ai sottintesi, finché non verranno inglobati perfettamente, ma il percorso è molto lungo. Io mi sono fatto prendere, No, è molto benissimo. perdonatemi perché è un argomento un po' che mi infuoca sempre, però abbiamo anche altre testimonianze e allora faccio io le domande, Ma visto io posso che. anche, magari mi presento? Certo, 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 certo. Perché mi sono assolutamente. presentato No, 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 per a meno che tu non ultimo. voglia No, io dire. sono. No. No, no, facciamo Ah, così, ok. facciamo così, Ok, presentati. allora ciao a tutti, sono Monique, un piacere esserci. Diciamo, io sono qui perché sono parte di Anteros, dove
Dopo ci sarà la presidente che presenta un po' l'associazione. Sono anche musicista, sono di Los Angeles, vivo più o meno in Italia da tanti anni, diciamo, sono arrivata nel 2002. Diciamo che tante delle cose che hai commentato mi riguardano molto direttamente, perché comunque sono strumentista, cantautrice, scrivo canzoni, canto, ho avuto un gruppo per tanti anni in Italia con la quale abbiamo suonato il 1° maggio, abbiamo vinto Italia Wave, cioè comunque abbiamo fatto delle cose importanti e tante persone si meravigliavano dicendo, uno, che eravamo due donne e un uomo, quindi era maggiormente femminile, se vogliamo, e due, che non avevamo quei contatti, ingaggi, la Caselli non era mia cugina, cioè nel senso non c'era quella roba lì, e nonostante questo comunque abbiamo fatto tantissimi anni di tour anche a livello europeo, eccetera, così. Per me, diciamo, in quel momento la cosa di essere donna non è stato tanto un problema. C'era qualche commento ogni tanto, non è stato tanto un problema. Vi chiedo, conoscete questa bandiera? Ta-da! Nessuno? È la bandiera trans. No? No? Bisessuale! Bisessuale. Allora, ho fatto un disco nel 2005, no, 2015, scusate, come Honeybird, che è il mio nome d'arte, che si chiama Out Comes Woman, così il coming out di una donna, cioè io, quindi il mio coming out da bisessuale, diciamo che da quel momento, che era 3 anni fa, comunque ho portato in giro uno spettacolo che è molto diretto, che dice proprio, a parte che le canzoni parlano anche di questo, quindi la tematica LGBTQIAA+, cioè, nel senso, è successo tantissime volte che io lo dicevo dal palco e qualcuno dopo mi veniva a parlare magari della loro realtà. Quindi comunque la visibilità è una cosa importantissima nella comunità LGBTQ, eccetera, eccetera. Cioè, la visibilità è fondamentale. Se non abbiamo visibilità non vediamo nessuno che è come noi, tipo, e poi uno si sente solo, sbagliato e tutto il resto. E quindi sono entrate in una cosa di attivismo e musica che io chiamo artivismo. E diciamo che lo porto avanti da un po' di tempo, mi hanno chiamato a suonare alla Casa Bianca sotto l'amministrazione di Obama. Nel 2016 hanno fatto un incontro di tanti ricercatori, scienziati, dottori bisessuali, cioè proprio bisessuali, e a me a suonare, quindi comunque il mio contributo era più da musicista, però è stato molto potente, perché comunque parlando di visibilità, quando comunque è una cosa proprio a livello di governo è importante, cioè diciamo, quindi commento sulla cosa del Moogfest in un secondo, però volevo anche dire che secondo me ognuno di noi ha un po' di radicalità positivo, nel senso è radicale, cioè diciamo c'è una sorta di attivismo capace che ognuno di noi tratta gli altri innanzitutto con rispetto, cioè che sia una persona diversa di noi, comunque questo è un atto anche radicale, perché comunque è vero che l'Italia a volte è sessista, a volte è discriminante, a volte è transfobico, bifobico, omofobico, eccetera. Questo sì l'ho incontrato, per esempio una piccola cosa, una volta ho suonato a Ravenna, non a Ravenna, scusa, ma là vicino, comunque Emilia Romagna, la prima cosa che la persona che gestisce il locale fa, ma certo, perché devi dire bisessuale per vendere i concerti? Ma va! Cioè, quindi questa cosa storta, come se io lo stessi facendo per vendere dischi, ma cioè è da 13 anni che so, cioè a 13 anni... Sapevo di essere bisessuale, ho messo tanti anni per avere il coraggio di proprio non solo dirlo, ma anche fare il disco pubblicamente. Comunque, cioè, vi dico che mio padre l'ha capito perché è uscito un'intervista che è andato su Facebook, un suo amico l'ha visto, mi ha chiamato, ma tu sei bisessuale? Ma te l'ho detto un anno fa, cioè... Perciò proprio i media e la visibilità conta e non sempre abbiamo spazi, diciamo, per essere presente. Non ho incontrato però proprio
momenti in cui non mi hanno fatto suonare, però è interessante la sperimentazione, cioè nel senso la cosa di avere nome di donna e vedere l'effetto che fa nel booking e tutto. Diciamo perché c'è anche che... il contrario, ci sono molte performer che hanno nomi maschili, soprattutto negli hip hop. Ah sì? Sì. Interessante. Tipo una che a me piace parecchio, si chiama Tommy Genesis, è un artista di Vancouver, di discendenze messicane, molto miste, e lei ha scelto questo nome maschile. Adesso è molto famosa, ormai lo sanno anche i Sassi, ma all'inizio erano shock quando suonava nel circuito canadese. Tanti si aspettavano un Tommy e, sì, e si trovavano lei. Forte. Poi lei racconta che alcune volte non gli è stato permesso di suonare perché l'hip hop è ancora più macista dell'elettronica, cioè proprio un genere che ha pochissimi spiragli e quegli spiragli deve difenderli con i denti. Però sono tanti casi. Adesso Ryan Reynolds, un attore, ha chiamato Steve la figlia. Forte. Poi non, magari, forte. Solo, magari solo una buttata, però sì, intanto l'ha registrata l'anagrafe sì, con quel nome. E poi tanti paesi hanno una percezione dei nomi diversi. Andrea, certo, in alcuni paesi. Certo, io certo. Ho degli amici che si chiamano Mattia, quando vanno in Germania si aspettano delle donne. Certo. E non gli dà gli appartamenti, ma questa è un'altra storia. Sì. Comunque interessante l'invito alla Casa Bianca, questa tavola rotonda. Sa che no, il presidente attuale non rinnovi l'invito? Non solo, ma ha tolto dal primo giorno, ha tolto dal sito della è Casa vero. Bianca la parte LGBT. Almeno, però... almeno la velocità non gli sì, manca. Sì, sì, su infatti. Questi argomenti non gli oh, manca. Ciao Giovanni. Comunque vi commento anche che ho avuto il piacere di fare due tour con i Tre Allegri Ragazzi Morti, anche come donna innanzitutto, che erano tutti uomini, 13 più me. E parlando anche, facevo un rap all'interno del set sull'essere bisessuale, quindi per dare voce alla comunità LGBT, perché quello che serve è anche voce e visibilità. Quindi riguardo a Mookfest, che magari hanno detto solo donne o solo donne, e compreso trans, eccetera, io lo trovo interessante anche, cioè, non lo trovo come una cosa negativa. Cioè, mi auguro che si arriva al punto dove c'è più, magari... miscela di generi, di cui credo che ci siano migliaia di generi, ma che molti festival americani adesso e anche alcuni europei hanno firmato un documento in cui si impegnano ad avere una balance del 50-50. Ma dai, ma sono pochi, sì, però. Poi bisogna per vedere ora. Quanto verrà rispettata. Il Mookfest invece è partito in quarteto e noi partiamo col 100. Perché poi vedremo. Di festival ce ne stanno. Beh, per riempire uno... un gap, secondo me è anche giusto essere radicale. Un altro che ha firmato questo documento è il Mutek di Toronto, che è un altro festival molto, molto prestigioso, e io da loro mi aspetto sicuramente che venga rispettato. Però siamo ancora ai livelli che dobbiamo fare i contratti, dobbiamo mettere delle firme su delle robe che in futuro non dobbiamo perdere tempo a fare queste cose come fosse un mutuo, cioè sì, deve diventare l'abitudine per il raggiungimento di balance. Poi ci sono delle situazioni invece molto più radicalizzate nel femminismo, nella musica, in cui ecco lì mi trovano già meno d'accordo, perché vogliono escludere, per dire no, tipo Discwoman, delle volte io sono amico con la fondatrice, delle volte mi dà l'impressione di voler lasciare fuori delle realtà che anche sono molto vicine come idea. Io prima di farmi accettare da loro ho dovuto comunque spiegare. Nessun sì, problema, cioè non è che tutti possono capire al volo, si spiega, perché lei per esempio mi diceva che tanti, ci sono moltissimi performer maschili, nella techno soprattutto, che adottano moniche femminili in una specie di exploit commerciale, perché nella loro testa questo dovrebbe portarli più rapidamente verso non si sa quale vetta sì, esatto, debbano raggiungere. Però naturalmente a un certo punto dovrai mostrarti, dovrai suonare, e quindi se non hai delle basi sul cui hai creato la tua scelta, sei un pagliaccio, cioè ti fai cancellare da ogni possibile chiamata futura. Però ci sono alcuni che lo fanno senza un motivo apparente. Io ho delle convinzioni politiche che mi portano a fare questa scelta e delle condizioni proprio di sentirmi io così. E allora le spiego e ci capiamo. Altri no, altri l'hanno scelto così, come potevano scegliere un... qualsiasi nome. Mi viene in mente un artista olandese che si chiama Suzanne Kraft, fa un artista house molto
famoso, commerciale, suona un sacco di cose, e lui ha scelto così, senza nessuna apparente spinta politica o gender. Lui l'ha scelta in questo modo. Sì, perché poi si va anche rompendo anche il concetto di genere, stereotipi e quant'altro, sì. Perciò, come dicevo, l'idea che ci siano migliaia di gender è bellissimo, c'è cioè, tra una... donna e uomo, c'è di mezzo l'arcobaleno per mille, c'è proprio... Sì, anche il concetto fondante dello xenofemminismo, che almeno è il movimento politico a cui io mi rifaccio, che è una visione sul femminismo più moderna, molto legata alla tecnologia e all'evoluzione anche delle regole, sì, che l'evoluzione umana porta con sé. Per esempio, prende la clonazione come un'idea. Già parlano dei diritti dei cloni, cioè noi del sesso dei cloni. Cioè è molto complicato come campo da gioco, però sul uno dei temi principali è questo Let 100 Sex Bloom, cioè proprio facciamo che 1000 sessi possano che svilupparsi. Che bello, non ho mai sentito. Vabbè, di questo. Comunque abbiamo qualche materiale dopo. Comunque anche la cosa GDPR che avrete ricevuto tutti qualche email dicendo il vostro consenso. Anche qualche centinaio. O guardate che io lo associo con Harvey Weinstein che è andato in court ieri, cioè comunque sì. Che è una cosa dove lui non ha chiesto il consenso a 70 donne, cioè comunque il concetto di consenso che viene sempre sì. Come una cosa importante oggigiorno. L'ho visto come una mossa anche positiva, cioè comunque di dover avere il consenso dell'altro. Ma sì, sicuramente la nuova politica per la gestione dei dati in Europa è una cosa positiva, anche perché incomincia a fare delle domande in realtà a dei colossi che altrimenti prelevavano informazioni disturbatamente, ed è un passo in avanti. Poi dimenticavo, oggi è una giornata molto positiva, almeno per chi crede in queste cose, perché in Irlanda sono riusciti finalmente a respingere l'ottavo emendamento della Costituzione che rendeva l'aborto illegale. Wow. Finalmente. E voi direte, il 2018 dobbiamo ancora fare queste battaglie. Io rispondo sì. Sì. Io sì. Partecipo da italiano a una battaglia irlandese. Assolutamente. A parte perché è lo stesso continente, io mi vedo molto inserito in un contesto di... Giustissimo. Pianeta Terra. Sì, sì, mentre, totale. Mentre noi come paese siamo sempre... anche a livelli molto molto piccoli, ma al di là delle sciocchezze bisogna cominciare a interessarsi anche di faccende che non ci riguardano direttamente, perché ci riguarderanno in qualche modo. Sì. L'Irlanda ha fatto una gran cosa, poi vedremo se verrà applicata, perché anche noi abbiamo fatto la stessa battaglia e abbiamo avuto la legge, ma hanno trovato il modo di rigirarcela dall'altra parte con l'80% di medici obiettori sul territorio nazionale, che non è poco. Io sono romagnolo e l'Emilia Romagna è considerata un'isola felice e ha il 50% di obiettori. Per me è una follia, non è un'isola felice. Sì, poi sì, me lo dice un'amica di Campobasso che deve farsi la strada per fare degli interventi, che lì hanno il 99,9%. Allora, dal suo punto di vista, sì, è un'isola felice, ma stiamo navigando in un mare davvero in tempesta. E questa è una battaglia che ci deve riguardare tutti. Cioè, non c'entra niente con la musica, ma sono tutti temi importanti su cui noi costruiamo anche le nostre visioni creative, le mie principalmente. Totale. Vorrei dire a tutti che è arrivata la presidentessa, la presidente dell'Anteros, Elena. Non ho parlato di Anteros, ho parlato di me come musicista, quindi se vuoi tu presentare. Ma puoi stare qui o stai bene lì? Lo stesso. Ok, è lo stesso, va bene. Ciao, sì, vi va bene, Maria. Diamo voce a Elena. Ha spostato l'obiettivo, quindi... Ah, ok, ottimo. Scusate il ritardo, motivi di lavoro. In realtà... Grazie. Dicevo, scusate il ritardo. Mi fa molto piacere essere qui. Sono appena arrivata, però sento che si sta parlando di una tematica importante... quella dell'interruzione volontaria di gravidanza. La legge che abbiamo in Italia sarebbe anche buona, però viene applicata male, perché c'è tutta la questione degli obiettori ed è una questione riguardante il genere, quindi è una questione che comunque per noi è importante. Non si sente niente.
sì, faccio parte di Anteros, anche se mi sembra un po' fuori tema buttarla in mezzo così, però è un'associazione LGBT di Padova, indipendente. Ci occupiamo di questioni di genere, di questioni di orientamento sessuale e in genere della norma sessuale che ci piacerebbe rompere il più possibile. Occupandoci anche di genere, siamo sensibili a queste tematiche. Poi io, come donna cis, quindi utero munita, sono sensibile alla questione dell'interruzione di gravidanza. Per il resto, se stasera si parla di norma di genere anche all'interno del mondo della musica, secondo me è un argomento importante anche per magari passare a parlare del sessismo che c'è spesso negli ambienti lavorativi. Nell'ambito musicale, se sei una donna cis, vieni percepita in maniera diversa che se tu non fossi un uomo invece cis, perché vai bene come cantante, vai bene per l'immagine di un eventuale gruppo, di un eventuale progetto, vai bene come solista, però si tende a presumere che tu non scriva le tue cose, perché sicuramente avrai un produttore, un songwriter maschio che le scrive per te. E invece se fai produzione, se componi, fai abbastanza fatica a sfondare perché non vieni presa tanto sul serio. Immagino che le cose stiano cambiando, però l'ambiente è un pochino questo e sto andando a braccio, spero di essere in tema. Ma con quello che si sta dicendo anche da questa parte, sì, qua sì. 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 Io appena ho fatto un concerto con una contrabbassista che si chiama Rosa Brunello, che è una delle più grandi contrabbassiste che abbiamo in Italia in questo momento, e sarà che lei proprio come personalità è una tipa che non gliene frega più di tanto e si butta, e c'è riuscita comunque, è rinomata, una contrabbassista che chiamano, anche perché è bella sicuramente, però sono sicuro che è anche un bel batterista, come no, nel senso, sicuramente la chiamano anche per quella e ha successo anche per quello, ma di base è una musicista pazzesca e noi della comunità di jazzisti veneti la rispettiamo tantissimo. Ottimo. E per cui stanno cambiando un po' le cose. Stanno cambiando, però. Qual è tanto il problema in molti ambienti musicali? Ha a che fare con il processo della creazione, non tanto degli essere dei performer. Ma perché per tanto tempo e ancora sussiste la leggenda che le donne non sanno fare le DJ. E lo dicono anche. Non sanno fare DJ. Non sanno fare, ma cosa vuol dire? Ma cosa? C'è stato un musicista tedesco un po' di tempo fa che è a capo di una label piuttosto grossa in Europa che si chiama Diesling, che si è fatto pescare da una giornalista a dire certe cose, e tra cui questo meccanismo, secondo lui, per cui le DJ, devono per forza mascolinizzarsi pur di riuscire a arrivare al livello degli uomini, come se già ci fosse un livello uniformato di abilità tra i due sessi. Perché secondo lui le donne non sanno mettere a tempo, non sanno girare il disco. Poi non ha naturalmente approfondito, perché sarei stato curioso di vedere tutte le variabili. Cioè, tutte le donne non sanno mettere a tempo. Naturalmente, a mio povero avviso, probabilmente il miglior DJing che sento negli ultimi tempi è fatto da donne, ma in fondo è fatto da esseri umani, quindi hanno lo stesso grado di abilità e di imparare a fare le stesse cose. Mm-hmm. Per lui no. Il problema è che lui rappresenta una maggioranza di... Perché comunque c'è anche nella musica, soprattutto elettronica, ci sono dei partiti di potere che pesano più di altri, che hanno a che fare anche con dei magazine e con queste cose. Lui è stato il tappo che è saltato, ma in realtà sotto ce n'è moltissima. E tante DJ che non producono, perché io non voglio creare musica, non me la sento, non è il mio momento, voglio solo suonarla, perché l'ho collezionata, perché la sento, perché voglio distribuirla a voi. Fanno il doppio della fatica delle producer, perché devono saltare fuori con un prodotto non loro. Quindi, ama, tu suoni perché sei bella, ama, tu suoni perché sei questo, ci sono le DJ modelle, c'è un sottobosco incredibile. Quelle che ce la fanno, incredibilmente, ma prendi con le pinze, ce la fanno proprio per la loro abilità strabordante nel far ballare le persone. Io penso a una DJ piuttosto famosa tedesca, Lena Willikens, che adesso non ha neanche giovanissima,
Lei è obiettivamente è un'abilità che anche i più grandi detrattori si devono tirare indietro le mani. No, ma infatti non penso sia giusto parlare di senso di inferiorità. Ma siamo tutti creativi, poi c'è la creatività, una cosa innata in ogni essere umano. Certo. Cioè, quanto riusciamo ad avere canali creativi, quanto meglio stiamo. E alcuni paesi capiscono questo, alcuni meno. Cioè, come stiamo, non tutti gli uomini possono creare, o creano, non sono dotati per creare, tutte le donne più o meno possono creare. A mio avviso tutti gli esseri umani. Beh, creatività per i bambini non è facile da collegare. Però c'è sicuramente... C'è Jimi Hendrix, c'è, non so, sì, vabbè, c'è gente più portata a creare, no? Non so, credo che le condizioni di partenza più femminili anche spesso. Credo che le condizioni di partenza siano le stesse per tutti: volume del cervello, quantità di sinapsi. Non credo ci siano delle corsie preferenziali. Poi, naturalmente, non ci sono. Sì, è un fattore quindi, culturale. Dopo dipende dalle influenze, dalla crescita, dall'evoluzione, da tanti fattori, ma io non credo a quelle leggende che ci sono persone che nascono più portate per fare delle cose, magari perché crescono in un ambiente che dopo ti porta a fare certe cose. Ma il DNA anche, ma io i musicisti non li valuto per quello che non sia la musica nel senso più stretto. Se hai avuto degli avi musicisti ci sono grossissime possibilità che anche tu diventi musicista. Io per esempio ce l'ho da parte di mia nonna, erano tutti musicisti. Io sono il primo, non sono riuscito a se hai avuto degli avi musicisti, artisti, eccetera, attraverso il DNA, come probabilmente se sei avuto dei gran testa di cazzo, tipo Donald Trump, diventi un gran testa di cazzo. Ma cosa stavi per dire? No, è il problema non è tanto sulla possibilità di creare, quanto il fatto che la creatività viene legata all'essere e alla giustizia d'essere, cioè nel senso che a monte il fatto che una cosa venga dalla testa di una donna è già fasulla, falsa, cioè non valida, questa cosa è terrificante, cioè terrificante. E io sono donna di scienza, nel senso che sono molto vicina al mondo della musica, ma io studiavo fisica, che è un ambiente anche quello molto 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 genderizzato, anche se devo dire che la fortuna della fisica è al contrario della musica, per esempio il fatto che la legge è la legge, cioè nel senso ci si può scontrare con una sorta di razionalità e una sorta di dato dimostrare. Ok, perché se poi si parla di teorie e di fisica teorica, anche là è un casino, eh? Però si parla di un dato che non è prescindibile, e allora un fisico non può non costruire su quel dato, e quindi il dato è per tutti. Però là il problema era molto, capito, l'accessibilità, come è sempre stato, e il fatto, capito, che ci fosse quella strana sindrome dell'impostore, capito, per cui sì, tu non riesci ad arrivare, capito, a un achievement perché sei autosabotatrice di se stessa. Questo è delirante del problema, perché tu dici, certo le cose stanno cambiando, a parte che il cambiamento lo vede solo chi è interessato alla questione, perché poi c'è l'altra percentuale che è quella che non vede, ma non vede nel bene e non vede nel male. Sì, non quindi sono quelli che non appartengono alla fuori dalla discussione. Chiunque abbia sperimentato questa dicotomia, cioè tutte queste fobie, tutta questa situazione, chiunque abbia studiato le vede le cose perché le ha sperimentate. Il problema è nella non sperimentazione e si lega al concetto di divisibilità, che sì, dici tu, passiva, per forza, perché uno deve essere imboccato, se no non ce la fa. Sì, purtroppo l'arte... al problema dell'interpretazione. No, ma ho perso il finale. Dicevi, certo le cose stanno cambiando, però la questione è questa, che stanno cambiando perché è un transiente che è stato voluto ed è stato tutto. Sì, cioè dobbiamo... Questo è il transiente, capito, per forza. Sì. E anche io sono persona che si arriverà a un equilibrio, però... Cioè, stanno cambiando le cose, ma cioè, bisogna comunque lottare. Io con lei l'ho fatta per 25 giorni, svariati tour che abbiamo fatto, e ogni sera... comunque le diceva queste cose, e sono convinto che anche se c'era una persona a quel concerto a cui ha trasmesso il messaggio è già tanto. Cioè, sì, cioè, dicevo prima del tour dove ogni sera sul palco dicevo sono bisessuale, canzoni che parlavano di questo, ed è vero, cioè ero radicale nel mio piccolo condividendo la mia esperienza personale, però Gioele e Gigi che suonavamo insieme in quel tour erano anche radicali loro nel essere presente, proprio, e ci vuole anche coraggio, perché magari qualcuno può essere omofobo, qualcuno può anche, cioè, dire cose brutte o fare cose brutte, cioè comunque c'è sempre un po', cioè eravamo nel sud della Sicilia, cioè comunque posti anche piccoli, posti, cioè io a volte c'era un po', cioè si sente che...
cioè ho suonato a Ciupano, quando ho suonato lì, cioè comunque è un paesino piccolissimo nelle montagne, ma a maggior ragione quelli sono i casi dove tocca bisogna dire presenza, cioè magari, cioè comunque guardando, però sono delle piccole cose radicali che possiamo fare ognuno di noi. Perché ridete? Io sto pensando al baretto di Ciupano. Capito, dove e due sono. Dopo mi hanno parlato se della tematica dal punto di vista della musica araba in generale, sì, anche da noi migliaia di anni fa erano le donne che suonavano il durbati all'inizio, però nella scena araba in generale musicisti di qualunque band con quel cantante davanti, perché da noi band ce ne sono poche, sono tutti maschi, cioè ci sono le voci dietro che potrebbero essere femminili, però sono poche. E, invece per quanto riguarda la nuova musica, cioè, io conosco solo una ragazza che fa hip hop e è figa. L'ascoltano perché è figa, non perché è brava. Quella è la cosa che dà anche un po' fastidio, no? Ed è una da sola in tutto il mondo del arabo, del Medio Orientale. Certo. Però la cosa che era interessante è il fatto che da noi cioè scrittori e come si chiamano le persone che fanno la musica? Compositori. Sono tutti maschi. Non esistono donne che scrivono. Meno per una cantante che a me è sempre piaciuta già da quando ero piccola, e si vede che è stato quello il motivo senza saperlo. Lei ha sempre, quasi sempre scritto le sue canzoni, però ha sempre avuto degli amici uomini che hanno accettato di scrivere il proprio nome come perché lei adesso lei ha 51 anni. L'anno scorso lei ha detto: io ho scritto la maggior parte delle mie canzoni, nessuno ci ha creduto. Ha fatto uscire una canzone con la, cioè, scritta, cioè col suo nome pure scritto, e effettivamente è lo stesso stile delle altre, sì. E la gente non ci credeva, però è la prima donna nel mondo arabo che dice le canzoni che sono scritte. Come si chiama? La sua cara. E questi sono passi da segnare, sì. Ma succedeva, sì, anche nella polifonia medievale, tante scrivevano per coro ma non potevano proprio, pena brutte cose, sì. Comunque estremamente interessante la discussione, ma ci siamo protratti moltissimo, quindi io passerei direttamente a farvi vedere il documentario di Mickey Blanco, altrimenti siamo out of time. E niente, adesso tanto ci spostiamo. Sì. Documentario per chi è arrivato tardi, tratta comunque della crescita della scena sudafricana nelle arti performative, quindi la musica, la danza, nella scena queer. Quindi, questo è proprio, è di un anno fa, però è attuale, mostra la crescita di uno Stato che sta sopravanzando su questi temi rispetto all'Europa che invece è indietro. Poi io ringrazio tutti per essere venuti e per aver partecipato e per le cose. Grazie. Straight people at a table ever having this conversation. My name is Mickey Walker. I'm a musician and performance artist. I'm honored to come to Johannesburg to see and meet the young creatives who are redefining what it is to be African, queer, and visible when all over the world your voices are being silenced. Without us, there is no creativity. Without us, the world is very dull. Without us, there is no life. We give you life. We are together. Just landed in South Africa. I still have makeup on.